Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo nell'altopiano delle 5 miglia, stiamo andando verso la montagna Spaccata, lago di Pantaniello e Monte Greco, il monte più alto dei monti marsicani, 2285. Se siete curiosi, seguiteci. Allora, dopo 2,5 km arriviamo a quest'area attrezzata dove c'è un fontanile molto bella, però non si può accedere con la macchina, va lasciata sotto. Non ve l'ho fatto vedere, c'è una barra, poi quando riscendiamo ve la faccio vedere. Allora, dopo tanto un'indicazione e ci dice che a 8 km raggiungiamo il lago Pantaniello, 8 km di qua. Allora, abbiamo percorso 9 km, siamo a quota 1750. Abbiamo superato i 1800 metri e lì vedo un rifugio. Chissà se è il lago. Lì dietro c'è il lago di Pantaniello. Adesso lasciamo le bici qui a questo stazzo. Sì, c'è anche scritto. Ok, lasciamo le bici qui, ci avviciniamo al lago, poi torniamo qui e valutiamo se salire sul Monte Greco. Abbiamo fatto un paio di foto qui nel lago di Pantaniello, lago bellissimo. Per spiegarvi, è un po' come il lago della Duchessa, un lago che si trova a 1800 metri, un lago di alta quota. Prossimo step, leghiamo le bici con la catena, valutiamo dove salire. Vediamo. Allora, qua ci sembra che non ci sia un lucchetto e è aperto, vediamo. Allora, abbiamo deciso di mettere le bici all'interno di questo rifugio. Che vento, ci siamo fermati a mettere i ramponi, ma quanto è bellino quel lago.
dice cima Serra Le Gravare 2100 e qualcosina. Arriviamo lì e decidiamo, ma il vento non credo che saliamo sulla vetta del Monte Greco. Trovato un punto dove mangiare perché il vento è assurdo e abbiamo deciso di discendere giù allo stazzo. Vieni più verso di me che è meno scosceso, ma guardate il lago. Da qua sembra piccolino, lo stazzo dove sono le bici. Madonna. Ok, dai, piano piano riscendiamo. Ok, siamo arrivati. Lago, rifugio. Andiamo allo stazzo, o rifugio, diciamo, e mangiamo. Allora, abbiamo ripulito. Abbiamo lasciato tutto pulito come sempre, così come abbiamo trovato. Prendiamo le bici e torniamo verso la macchina. Spaccata, che sarebbe un canyon molto lungo, fino alla macchina. Arrivederci, ciao ciao.
Allora, escursione terminata. Facciamo delle considerazioni finali dall'interno della macchina perché fuori c'è un vento gelido. Non so se si sente dalla voce, ma ci siamo raffreddati da morire. Che oggi abbiamo mancato la vetta, diciamo, a Monte Greco a causa del forte vento, però comunque siamo arrivati a Serra de Gravare, comunque un over 2000, però il vento veramente oggi ci ha buttato a terra, quindi abbiamo deciso di tornare indietro e magari tornarci in tempi migliori, sicuramente quando farà più caldo. Comunque abbiamo visto il lago di Pantaniello, meraviglioso, un lago che si trova a 1800 e passa metri di altitudine, molto simile al lago della Duchessa. Siamo saliti sulla cima di Serra de Gravare, che si trova comunque a 2100 e qualcosa. Giornata bellissima, la montagna spaccata, un canyon. Come la possiamo descrivere la montagna spaccata? È tipo le gole di Celano, però più grandi, più dove si passano anche una macchina. È un luogo davvero molto, molto suggestivo, che hanno adibito area picnic immensa, quindi molto, molto gradevole per passarci una giornata estiva. Ok, noi siamo infreddoliti, ce ne scappiamo a casa, una bella doccia calda. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima avventura, ciao a tutti. Ciao.